Buonasera a tutti amici commodoristi e commodorari e benvenuti a questo mio nuovo video gameplay. No. Buonasera a tutti amici commodoristi e commodorari e benvenuti a questo nuovo episodio di Ultimi Acquisti. Qui ho un pochino di cassettine che ho acquistato negli ultimi tempi, non sono tantissime, comunque niente, mi sono dato un pochino da fare. Partiamo con uno splendido poker, chiamiamolo così perché sono quattro giochi che io ho preso nel gruppo Commodore for Sale su Facebook, dove lì ci sono veramente dei prezzi ottimi. Ci sono tanti ragazzi che vendono decine e decine di giochi a dei prezzi modici. È un gruppo inglese, ovviamente, perché lo sapete, là i giochi originali, cioè, c'erano solo quelli e quindi sono molto più diffusi che qua in Italia. Qua vediamo solo cassettine da edicola e ogni volta che ci danno un gioco originale ci tirano delle bombe. Comunque questi giochi qui, anche rispetto a eBay e anche ad altri utenti inglesi, insomma, hanno dei prezzi molto, molto migliori. Dunque, partiamo con il primo gioco, un'avventura, si chiama Game Over, penso lo conoscerete. Game Over è un'avventura. Questa la mettiamo qua. Poi un'altra avventura un pochino diversa, dove ci sono maghi, magie, fate, pozioni, eccetera, ed è Stormlord della Yuzu. Questo avevo agganciato anche l'altro giorno su Subito, non agganciato, sono arrivato in ritardo, non avevo agganciato niente. Il seguito, Stormlord Deliverance, però non ho fatto in tempo. Era anche a un prezzo molto buono. Poi abbiamo 1942. Gioco sparatutto a scrolling verticale, la conversione da sala giochi. L'ho preso perché ho anche 1943 e volevo fare appunto la coppia, che il 1943 si trova un pochino meglio, questo è un pochino più difficile, ma insomma. E poi c'è un gioco che io ho preso fra virgolette per sbaglio, perché è Mission Elevator. Praticamente io avevo in mente Elevator Action, l'altro gioco, l'altra conversione da sala giochi. Ma poi l'ho preso uguale perché mi sono accorto dell'errore, però ho guardato un video perché lo conoscevo poco questo gioco qui e ho deciso di lasciare stare. Magari potevo dirgli al venditore: no, guarda, e toglimelo dal carrello, ci ho ripensato, però mi ha aiutato a ammortizzare le spese di trasporto e sinceramente mi è piaciuto perché l'ho già provato. Poi partiamo da un'altra serie di giochi, questi li ho presi qui in Italia dal mio solito amico spacciatore Roberto, che mi ha già messo da parte altri tre armati. Qui abbiamo uno sparatutto, Netherworld, poi il classico gioco da sala, la conversione di Solomon Key. Poi abbiamo altre cassettine, abbiamo questa Clamshell Pitfall, ormai famosissimo Pitfall, dell'Activision, penso uno dei più famosi giochi dell'epoca, soprattutto anche per chi usava l'Atari. Poi abbiamo una serie di cassettine, qualcuno le ho prese così perché nel lotto me ne ha messe veramente poche. Per esempio, questo non lo conoscevo per niente, Ken the Warrior, e non l'ho ancora provato, non ho ancora giocato. Però io prima di acquistare, ovviamente, anche se i prezzi sono bassi, do un'occhiata a qualche recensione, insomma, e sembra che questo è un gioco che è stato accolto bene via dalle riviste dell'epoca, dai recensori dell'epoca. Qualche Romania, questo è un giochettino un po' classico, a schermi fissi, è un po' una bischieratina, però. Poi c'è questo, Wacky Races, che l'ho preso per colpa di. Questa è sempre una single jewel, no? Che l'ho presa per colpa del nostro amico Zombie Gamer, perché fece un video e a me mi è veramente piaciuto, perché non è di corse, cioè è di corse sì, ma è quasi un platform. Poi Tetris l'ho preso solo ed esclusivamente perché è un. Pensate che a me questo gioco in sala non mi è mai piaciuto, però l'ho voluto prendere perché per 1 euro, 2 euro neanche. Insomma, è sempre un classico, no? È sempre bello avere un classico. Poi questo non lo conoscevo, Mutant Monty, e ho guardato un video che, se sono sincero, non mi ricordo neanche com'era questo gioco, però ho dato un'occhiata a un video e a qualche recensione e ho deciso di prendere anche questo. E poi l'ultimo, questo ha avuto recensioni piuttosto basse, diciamo
un po' una mezza cacchetta come gioco a leggere le recensioni, però è un eroe di quando ero piccolo. Hong Kong Folly andava preso. E questo è il secondo lotticino. Poi passiamo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok. Questo è l'ultimo lotto che è tutto clamshell, fra cui diverse armate, ma non tutte, e due purtroppo sono senza cover. Questo, allora, intanto partiamo con queste che hanno le cover. Allora, e partiamo da Spider-Man, l'uomo ragno. Questo non è un gioco d'azione, se non mi ricordo male, questa è un'avventura grafica. C'è poco di azione. Cliffhanger. Poi abbiamo Black Watch. Poi abbiamo Show Jumper. Poi con la benedizione di Sylvan abbiamo Zinzalamin. Poi abbiamo Frank Bruno's Boxing, che questo mi sembra, non sono sicuro di avercelo, ma mi sembra, perché erano lotto, questi sono sicuro di non averlo, cioè non ho quasi niente, perché se no lo prendevo, avevo controllato. Poi questo purtroppo c'ha la cover rovinata, Master of the Lamps. E poi l'ultimo fra quelli completi, che è Infernal Planet. Poi andiamo velocemente su quest'altro, perché questi sono tutti con una clamshell, vedete? Una clamshell senza niente sul destro, c'è solo la cassetta dentro. Rambo. Questa è tutta roba che bene o male c'ho già in altre cassettine. Master Plan, questa è una Play Vision, Master Plan 4. Questo è Rebirth, non lo so se è un clone di Kubert, non lo so assolutamente. Avete visto la scritta rilievo armati, la custodia, tutte delle armati sono, però non sono armati i giochi. Winter Games, anche questo, però ce n'è solo, questo è un, non ve lo faccio neanche, Cristoforo, ve lo faccio vedere, ma è un, come si può dire, è una compilation. Poi qui, ecco, questa è un Armati, però mi manca Ping Pong, mi manca la copertina. Ho già un po' sparso le voci fra qualche mio amico che fa anche lui le Armati, gli ho detto, se questo è Stunt Bike, questo non è un Armati, ma è sempre della famiglia, perché è un Turbo Games, vedete la sigla MS023, anche questo mi manca il gioco, ma non ho la cover. Bene, questi erano gli ultimi, questi sono i miei ultimi acquisti di questi ultimi 15-20 giorni. Ora sto tenendo d'occhio un paio d'aste veramente succulente, ma non credo di aggiudicarmene, perché penso che finiranno piuttosto altine, perché c'è dei bei giochi. Mi piacerebbe prendere, perché ce n'è una specialmente, quella sulla quale punterò di più, c'è dei bei giochi difficili da trovare, e niente, altri che li ho, però quelli vabbè, poi li rimetterò in vendita. Però d'altronde è un'asta, quindi non è che posso chiedere al venditore come comprarlo subito, se divide o se mi vende qualcosa a parte. E niente, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, spero più che altro che gli acquisti vi siano piaciuti. Io vi mando un saluto, mi raccomando, ciao, un like al canale, no, un like al video, iscrivetevi al mio canale e sempre la campanellina accesa, la maledetta campanellina accesa. Ciao!